Pace e gioia a tutti. Oggi celebriamo la solennità dell'Epifania e la liturgia della parola ci presenta l'adorazione dei magi al bambino Gesù. Voglio soffermarmi sulla prima parte del Vangelo di oggi, quando leggiamo: Nato Gesù a Betlemme di Giudea, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: Dov'è colui che è nato, il re dei giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. Quello che mi ha colpito di questa frase è come Matteo ci tenga a sottolineare che Gesù nasce a Betlemme, mentre i magi si fermano a Gerusalemme, pur essendo stati guidati dalla stella, e che una volta entrati in città la stella sembra scomparire, tanto che i magi iniziano a chiedere dov'è colui che è nato. Quante volte anche noi assumiamo questo atteggiamento, guidati dal Signore, dai Suoi ministri, da tutto ciò che Egli ci mette innanzi per compiere la Sua volontà, noi cambiamo strada, assecondando le nostre paure e il nostro orgoglio, e quindi scegliamo volutamente di andare a Gerusalemme, malgrado tutto e tutti, e finiamo così per perdere la stella, anzi addirittura per essere la causa del suo oscuramento. E rischiamo di non rendercene conto, come i magi, che iniziano a chiedere di Gesù, a cercarlo a Gerusalemme. Rischiamo di raccontarci ipocritamente che non è colpa nostra se la stella è scomparsa e di impantanarci sempre di più nelle nostre paure, nei nostri dubbi, nelle nostre più svariate situazioni. Come fare allora per uscire da questa ipocrisia celata che non ci fa guardare alla stella che Dio ci dona per giungere a Lui? Ce ne dà una risposta alla prima lettura di oggi, che dice: Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. Ed è quello che fanno i magi. Dopo essere entrati a Gerusalemme, essi partono. Non restano dove non possono vedere la stella. E quindi è questo l'invito di Gesù in questo giorno per ciascuno di noi. Lui ci dice: Alzati, alzati. Non restare fermo nelle situazioni di paura, di rancore, di odio, di peccato, in cui tu stesso ti sei impantanato e che tu non vuoi lasciare, perché viene la tua luce. Non continuare ad essere tenebra, non continuare ad oscurare la mia stella nella tua vita, ma lascia che la mia gloria brilli su di te, solo allora sarai raggiante. Sì, perché è soltanto nel compiere la volontà di Dio, nel seguire la sua stella, che si trova la vera gioia. Leggiamo infatti che i magi, al vedere la stella, provarono una gioia grandissima, una gioia che nessuno può togliere, che nasce dall'incontro vivo con Gesù. E dunque, mettendoci alla seguela di Cristo, che è vera luce, che splende nelle nostre tenebre, vi auguro una santa Epifania. Dio, che dalle tenebre vi ha chiamati alla sua luce meravigliosa, e fonda su di voi la sua benedizione, e renda stabili nella fede, nella speranza e nella carità i vostri cuori. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Lodiamo il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia. Pace e gioia a tutti voi e buona giornata.